Buonasera a tutti, benvenuti e grazie per la numerosa partecipazione al dibattito di questa sera. Abbiamo, come sapete, abbiamo il piacere di avere con noi stasera Beppino Englaro, che conoscerete tutti, che è anche presidente dell'associazione per Eluana, e Walter Massa, che è presidente regionale dell'ARCI. Stasera il dibattito, che abbiamo anche deciso di intitolare con "Naturalmente liberi di scegliere, Eluana, la vita senza limiti", prende un po' lo spunto dal titolo del libro di Beppino Englaro, che ha scritto con la collaborazione di Adriana Panitteri, che è giornalista del TG1, dal titolo "La vita senza limiti, la morte di Eluana in uno stato di diritto", edito Rizzoli 2009, che se qualcuno interessasse potete trovare poi in fondo allo stand, ci sono abbondanti copie, quindi se qualcuno è interessato. Un libro che io personalmente ho letto di recente e, nonostante la tematica molto delicata, l'ho trovato scritto molto bene, molto scorrevole. Un libro che, come dicevo, tratta sia la vicenda di Eluana, soprattutto verso le fasi finali, sia comunque le impressioni, i pensieri di Beppino, nella qualità di comune cittadino che si rivolge alle istituzioni per chiedere giustizia, di rispettare comunque la volontà di Eluana. È un tema, quello del testamento biologico, che può essere, come dire, suddiviso in due parti. La prima, che colpisce se non altro la parte più interiore e intima di una persona, e quindi coinvolge la sua coscienza personale. Quindi ognuno di noi qui ha un'idea su cosa fare, o comunque la pensi in un modo rispetto alle certe situazioni che si verificano. E se dovessimo fare un discorso sulla parte etico-morale, penso che avremmo delle grosse difficoltà, ognuno la può pensare in un modo diverso. Non a caso la vicenda di Eluana ha diviso quasi il paese tra chi sosteneva che ogni persona ha la possibilità di poter realizzare la propria volontà, e chi invece sostiene che la vita comunque è un diritto da salvare a prescindere, che sono posizioni entrambe rispettabilissime. L'importante è che queste due posizioni trovino tra di loro un certo equilibrio e rispetto reciproco. Nel momento in cui una delle due tende a sovrastare l'altra, questo, come è successo tra l'altro nella vicenda di Eluana, la situazione diventa un po' paradossale. L'altro fattore invece, che vi dicevo prima, è quello forse dal punto di vista giuridico. Dal punto di vista giuridico, nel senso che le leggi in questo paese hanno sempre, fino alla sentenza della Cassazione del 2007, hanno sempre avuto come articoli di riferimento della Carta Costituzionale gli articoli 2, l'articolo 13 e l'articolo 32. L'articolo 2, che afferma che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili della persona. L'articolo 13, che sancisce la libertà personale è inviolabile, e l'articolo 32, che afferma che il diritto alla salute è un diritto fondamentale di ognuno di noi. Tuttavia, ogni individuo può decidere volontariamente di non usufruire dei trattamenti sanitari, se non secondo le norme di legge, che però non possono assolutamente entrare e violare la sfera personale di ognuno di noi. Questi sono stati poi gli articoli che sono serviti a
a Peppino per cercare di dar voce a Eluana, e che hanno trovato poi un riscontro nelle due sentenze che la Cassazione ha fatto nel 2007 e ha riconfermato tra l'altro nel 2008, sentenze che se non altro affermano la possibilità che individui, soggetti che si trovano in stato di stato vegetativo permanente potessero rifiutare i trattamenti terapeutici e sanitari con due requisiti fondamentali. La prima, ovviamente, che lo stato vegetativo sia irreversibile secondo gli standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, e il secondo che ci sia una volontà pregressa ovviamente del soggetto, in modo tale da poter chiedere l'interruzione dei trattamenti che vengono eseguiti. Ovviamente il secondo requisito è un po' più delicato, perché bisogna ricostruire la volontà del soggetto, e quindi bisogna cercare di avere in maniera abbastanza univoca l'espressione della volontà. Ovviamente dal punto di vista giuridico queste due sentenze hanno comunque chiarito com'era la situazione, hanno dato comunque una risposta alla richiesta di giustizia da parte di un cittadino. La politica forse non ha dato un grande spettacolo di sé quando ha provato a intervenire in questo meccanismo, provando a fare delle leggi ad hoc per la situazione. Questo forse rientra in quello che nelle riflessioni che Peppino faceva nel suo libro, ossia fino a che punto uno Stato può interferire nelle libertà di un singolo individuo, fino a che punto si può parlare di Stato di diritto e quando questo Stato di diritto può andare può essere minacciato da uno Stato etico, dove, dispiace dirlo, ma la volontà di una parte delle persone si impone sulle altre. Persone che la pensano in maniera diversa e che comunque vengono rispettate assolutamente per il loro pensiero, cercano di imporre attraverso la politica la loro opinione, e questo non è consentito in uno Stato di diritto. Quindi questo libro apre questo dubbio, e quindi poi la risposta, ovviamente Peppino ne dà una sua, ognuno poi ne può dare le conseguenze che desidera. Detto questo, bisogna aggiungere giusto un'ultima cosa sul fatto che spesso ambienti della Chiesa hanno considerato la salvaguardia della vita di un individuo a tutti i costi, una difesa a oltranza. Forse la situazione può essere vista in un'altra ottica. Se la scienza si è evoluta così tanto per poter salvare la vita di una persona, allo stesso tempo, quando non ci sono delle possibilità reali di poter riportare una persona, in questo caso alla propria coscienza, all'essere presente e in contatto con il mondo esterno, allora forse questi strumenti scientifici non sono forse così utili alla persona, nel senso che forse bisogna puntare a salvare eventualmente la vita, cercare di prolungarla, ma non infierire quando la vita forse non esiste più nel corpo di una persona. Questo
è forse il pensiero, la massima che può, una delle massime che può uscire dal libro che vi dicevo. Detto questo, io lascerei la parola ai nostri ospiti. Vi ricordo che alla fine degli interventi, chiunque volesse fare qualche domanda, i nostri ospiti sono ben accetti, quindi teneteveli in caldo per dopo. Tutto lì. Passo la parola a Delfino Angelari. Guardate una cosa, mi ha sorpreso venendo di incontrare una persona che due anni fa si è venuta a trovare, la situazione che si è venuta a trovare poi l'Eluana, e mi ha detto semplicemente quello che io sono solito dire, che pochi possono avere un'idea di queste situazioni, e normalmente la può avere solo chi ci cade dentro oppure chi crea queste situazioni. E veniamo nello specifico della vicenda di Eluana. Eluana aveva avuto questa opportunità, e lei a seguito di un incidente si è venuta a trovare in una situazione di coma profondo, però è stata prontamente soccorsa ed è capitata in una struttura perfettamente adeguata a trattare un caso così grave. Quindi più di così, più fortunata di così in questo senso, non si può essere, di avere le migliori cure da subito e di non essere distanti dall'ospedale. Ma la sorte particolarmente beffarda è stata questa, che lei esattamente un anno prima del suo incidente, nella stessa reanimazione che è capitata a lei, più o meno nelle stesse condizioni, era andata a trovare un suo amico. Quindi lei aveva visto e aveva percepito i pericoli di questa cresciuta potenza della scienza medica, cosa può creare alle persone. Ecco, questo è che pochi lo conoscono, e questo è lo scopo che tutti vogliono, grazie a questa vicenda, possono essere informati su questa situazione, e le persone come voi che siete qui questa sera. Quindi lei aveva percepito questi pericoli e li aveva affrontati in famiglia, perché aveva avuto modo di un anno di vedere che sviluppi aveva avuto il suo amico Alessandro. E lei, era chiaro per lei che una situazione del genere, la prima cosa, che la particolarità di Eluana era questa, era molto forte, molto determinata e aveva le idee molto chiare riguardo alla sua vita. Per prima cosa non avrebbe mai concepito e tollerato e ammesso che qualcuno potesse disporre della sua salute e di conseguenza della sua vita. Su questo era chiaro, ma questo non solo in seguito all'incidente del suo amico Alessandro, soprattutto aveva 21 anni al momento dell'incidente, e aveva visto anche capitare a molti suoi amici degli incidenti, si era espressa anche per questo. Quindi è chiaro che aveva un'idea, diciamo, chiara di questi pericoli, e il tema, cioè una ragazza forte e determinata come lei, aveva portato in famiglia il tema di vita, che cos'è vita, morte, dignità e libertà. Quindi noi non eravamo impreparati, diciamo, ad affrontare una situazione così tremenda da questo punto di vista, grazie agli approfondimenti in famiglia su questo. E questo ha sorpreso il medico, quando il medico, diciamo, perché in questa situazione, e normalmente in quasi tutte queste situazioni così gravi, loro dicono le prime 48 ore sono determinanti per la vita e per la morte, e quindi non si discute in questa situazione. Allora la condizione di coma profondo è questa: si hanno gli occhi chiusi, si è inerti, nessuno si può mettere in contatto con questa situazione, quindi il tema principale è di vedere se si può essere strappati alla morte. Allora, noi ci hanno chiesto successive 48 ore e poi hanno affrontato il problema e dialogando con noi. Ci hanno informato di che cosa ci hanno informato? Guardi, noi domani procediamo con la tracheotomia e non abbiamo bisogno di nessun consenso da parte sua. La vogliamo semplicemente informare. Ma la sorpresa del medico è stata questa: un momento, caro dottore, ha detto, guardi che l'Eluana un anno fa è successo questo e questo, e si trova in questa situazione, quindi conosce. Io vorrei sapere lo stato dell'arte della medicina, nello specifico dell'Eluana, perché era chiaro, volevo sapere fino a che punto, l'avete sentito dal conduttore, fino a che punto loro si possono spingere, dal momento che avevo percepito questi pericoli e volevo sapere. Lui mi ha detto subito, nello specifico di sua figlia, lo stato dell'arte della medicina è di poco superiore allo zero. Quindi lei si attenda
delle incognite a 360 gradi. A questo punto era chiaro per noi che non potevamo escludere quello che era andato incontro ad Alessandro, cioè lo sbocco che aveva avuto Alessandro, che lo sbocco è il più infausto che si possa avere in queste situazioni. Qual è lo sbocco? Lo sbocco è: dal coma, se non si muore, se ne esce in qualche modo, ma quando se ne esce nel peggiore dei modi viene definito clinicamente stato vegetativo persistente finché non si arriva alla diagnosi prognosi definitiva. Questo era allora, adesso loro giocano a fare i sofisticati e dicono che non esiste questa situazione, che non va definita così, ma sono cose che non hanno un senso. La realtà è questa, cioè è di dire, e quando si arriva alla diagnosi prognosi definitiva, che nel caso di Eluana avrebbe potuto essere dopo 6 mesi, loro hanno sempre quadruplicato nel caso di Eluana, è arrivato dopo 2 anni, ed è la più infausta, è quando, cioè, non si ha nessuna percezione del mondo che ci circonda, niente di niente, e nessuno si può mettere in contatto con lei, e quindi dipende in tutto e per tutto da mani altrui, e si viene alimentati. E dal momento che non si può deglutire in questa situazione, perché non si ha la corteccia cerebrale, non si ha la volontà, cioè si dice vegetativo perché sono delle cose che non partono dalla volontà dell'individuo, sono veramente così. E diciamo, si ha l'alimentazione, non potendo deglutire, si ha questa alimentazione e idratazione forzata attraverso una pompa che va direttamente nello stomaco, attraverso il naso, si dice anche un tubicino, o il tubicino va direttamente nello stomaco, o attraverso il naso arriva nello stomaco. È un composto chimico farmaceutico che viene assimilato chimicamente poi. Ecco. Dal momento che l'Eluana non aveva il tabù della morte, perché è quasi banale doverlo dire, la morte fa parte della vita, quello che non faceva parte della vita che altri creassero queste situazioni, perché queste situazioni non esistono in natura, sono sbocchi della rianimazione. La rianimazione è una metodica nata nella seconda metà degli anni 50, con l'avvento del respiratore automatico e poi, come vi ho già detto, l'avvento di questo composto per l'alimentazione e l'idratazione forzata. E questo è da allora che si creano queste situazioni, è la medicina, è uno sbocco di una rianimazione non andata a buon fine. Come avete sentito, loro non avevano bisogno di nessun consenso, sono partiti da questa condizione. Ma la base del rapporto medico-paziente è sempre, diciamo, il consenso informato, cioè il medico normalmente dialoga col paziente, lo informa e chiede l'assenso o il dissenso a questo medico. Allora, dal momento che uno poi, nella condizione di coma profondo, non è più capace di intendere e di volere, per noi era scontato che loro ascoltassero chi gli dava voce. In questo caso per noi era automatico darle voce a questa ragazza, perché lo vedrete poi, non so se verrà letta la lettera di Eluana. Guardate, noi non avevamo bisogno di nessuna lettera, cioè Eluana, il caso ha voluto, oltre a quello che ha detto del suo amico Alessandro, che neanche un mese prima dell'incidente scrivesse una lettera ai suoi genitori, dove è chiaro il rapporto che c'era in famiglia. Perché la cosa principale, che non posso dire solo questo, noi tre, la figlia unica, formiamo un nucleo molto forte basato sul rispetto e l'aiuto reciproco. Questo è da dire. E poi diceva anche che noi l'avevamo segnato rispetto verso se stessi e gli altri, no, lei l'aveva nel suo DNA. Quindi lei dava per scontato, e tutti e tre, perché avevamo una posizione univoca, che quando non avevamo voce, gli altri due gli dessero voce, e gli altri rispettassero, ecco, il rispetto verso se stessi e gli altri. Era automatico per noi. E quando io dicevo queste cose al medico, lui mi diceva che semplificavo troppo. Gli ho detto io, sempre in una maniera molto semplice, la forza della semplicità l'ho sentita evocare 2 giorni fa dai due magistrati, il professor Nando Della Chiesa, in un incontro che c'è stato qui a Savona. Quindi la forza della semplicità, e loro mi dicevano appunto che io semplificavo troppo, ma era così. Per noi era normale questo, e gli ho detto che non aveva il tabù della morte, quindi lui ha capito subito, e questo l'ha sorpreso, è diventato subito incredulo, che uno in una situazione del genere, due genitori, sapessero assumersi questa responsabilità di dire, boh, dal momento che lo stato dell'arte della medicina è di poco superiore allo zero, non si può escludere nessun tipo di incognita,
Liruana Delvita decise da altri, non l'avrebbe mai preso in considerazione, questo sia chiaro, ma decise da altri, anche i genitori erano altri per lei, anche le mani dei genitori erano mani altrui, perché l'ossessione dell'Eruana era di capitare in mani altrui, ci aveva detto che anche le vostre mani sono altrui, quindi l'essere lasciata morire era la cosa più naturale del mondo. Questo medico me l'ha detto subito, non esiste questo e non c'è niente da dialogare. Noi in queste situazioni, in base alla nostra scienza, alla nostra coscienza, al nostro codice deontologico, al giuramento di Ippocrate, pensate voi a sentire queste cose, non possiamo non curare. Sai tu cosa vuol dire non curare? È incredulo che uno mi dicesse una cosa del genere. Quindi non ci hanno dato scampo e poi mi sono accorto che questa posizione non era solo dei medici. Anche nella saletta che c'è antistante la rianimazione, anche gli altri, visto la nostra reazione, perché è chiaro che mi sono imbestialito a vedere che loro non rispettavano quello che avrebbe voluto Liruana, e anche loro dicevano, ma come? È normale che sia così, e questo è da dire. Quindi cadendoci dentro ci siamo accorti di avere una posizione diametralmente opposta al sentire di allora, a questa cultura di allora, perché hanno evocato questa cultura della vita, e io gli ho detto subito, è la cultura della libertà? Quella è la libertà, ecco, la tragedia della libertà, quella di sapersi assumere le proprie responsabilità. E questo è, ma però, attenzione, lui l'ha evocato, non come concetto religioso, no, no, lui è, come, cioè la sua convinzione come medico. Bene, non ci hanno dato scampo, gli ho detto da subito, un momento. Se avete questi poteri e questi doveri, risponderete fino in fondo. Ma gli ho detto anche una cosa molto semplice, un momento, gli ho detto io. Dal momento che mi posso anch'io trovare in qualsiasi momento nella situazione di Liruana, perché questo non solo in seguito agli incidenti, anche per un banale calo di potassio potete trovarmi questo, se no anche una cosa anossica, insomma sono tanti i problemi. Ditemi cosa devo fare io per non entrare in questi meccanismi. Mi ha guardato come da dire, in che mondo vivi? Ecco, questo è emerso, io gli ho detto, non sono l'asilo, ecco, questa l'infantilizzazione delle persone di fronte a questa situazione. Come? Non sai che è così perché è così, perché in definitiva è così, che l'unico diritto che hai tu in questa situazione è di non avere nessun diritto. Pensate voi cosa mi è capitato oltre 20 anni fa, sono 20 anni e 7 mesi adesso di questa situazione. Quindi questa reazione, bene, risponderete fino in fondo, era chiaro, e lui ha detto subito, non solo Liruana, perché era una ragazza giovane, tutte le persone che vengono a trovarsi in questa situazione devono avere le migliori cure che la scienza medica e la tecnologia mette a disposizione. Quindi sognarsi di poter dire un semplice no grazie a questa offerta terapeutica l'ha sconvolto, come mi sono sconvolto io di non poter dire no grazie. Bene, ha avuto le migliori cure sì dal primo momento, ha avuto il peggior risultato, ma non c'entrano loro. Questo non gli è mai stata mossa un'accusa da questo punto di vista, la sua competenza clinica e dei suoi convincimenti, ma io ho detto io non posso essere una vittima a sacrificare dei vostri convincimenti e dei vostri poteri, perché se tu hai scienza, coscienza e tutto quello che ho evocato un momento fa, e io che cavolo c'ho, gli ho detto io, per contrastare questo. Questo è il fatto. Bene, quindi io ho trovato questo clima culturale di allora. E per trovare un interlocutore, è chiaro che ho sbattuto la testa da subito, Procura della Repubblica, perché gli ho detto io, un momento, è quasi banale dover dire, la Costituzione italiana non lascia discriminare le persone, non ha detto l'articolo 3 per la loro condizione, sia chiaro, c'è l'articolo 3 della Costituzione, per il fatto che io, capace di intendere e di volere, posso dire di no a qualsiasi tipo di terapia, dalla più banale alla salvavita, improvvisamente, sono sempre la stessa persona, sempre gli stessi convincimenti, perdo questo diritto e questa libertà fondamentale. Perché gli ho detto al medico, non sai andare oltre, ti fermi qui a dirmi solo queste cose. Veramente, è questo. Quindi c'è stata una posizione diametralmente opposta, ma molto, questa persona sapeva quello che diceva ed era chiaro tutto questo fatto. Bene, e non ho trovato nessun interlocutore né nella Procura della Repubblica né nel mondo accademico, perché io davo per scontato, ad esempio, che si potesse rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale e dire questi sono dei pazzi, questi si arrogano dei poteri e dei doveri che non esistono dentro la nostra Costituzione. Volete scherzare? Che la medicina sia al servizio della non morte a qualsiasi condizione e non della persona nella sua complessità e interesse.
la libertà personale è inviolabile, avete sentito l'articolo 13, non si scherza. Bene, niente da fare. Per trovare un interlocutore e affrontare questo problema io ho dovuto attendere 4 anni vedendo per caso una trasmissione televisiva dove parlava un neurologo con il presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica. Le tematiche bioetiche in tutti i paesi evoluti hanno un comitato del genere, si chiamano diversamente, da noi in Italia si chiama Comitato Nazionale per la Bioetica, che era stato istituito nel 90 dal loro presidente del Consiglio Andreotti, che è consultivo per queste problematiche bioetiche. E allora, e hanno evocato queste situazioni, perché è chiaro, in questi 4 anni, io nel frattempo mi ero informato cosa era successo negli altri paesi, dicendo, ad esempio, negli Stati Uniti d'America questi problemi erano stati già affrontati dal 1976 in poi, e date delle risposte, ben si intende, quelle che loro non sapevano darmi nessuno. Bene, parlo con questo neurologo e gli dico, lui mi spiega tutto quello che io avevo già visto in quei 4 anni, che non ho sbattuto la testa dappertutto, ma come vi ho già detto, non trovavo interlocutori. La sostanza era questa, davano per scontato che tutti accettavano una situazione del genere, che era così, e basta, cioè il clima culturale era quello e non c'era verso di cambiarlo. Bene, allora chiedo a questo neurologo, mi spiega tutto quello che è successo negli altri paesi, lo so, non mi serve a niente, però scopro che questo neurologo era presidente della Consulta di Bioetica di Milano. Che cos'è la Consulta di Bioetica? Allora, Comitato Nazionale è governativo, è istituzionale. La Consulta era un'associazione culturale, era quando l'ho conosciuta io, ed è tuttora, un'associazione culturale, apolitica e confessionale che si occupa degli stessi temi che si occupa il Comitato Nazionale per la Bioetica. Solamente era nata addirittura un anno prima, nell'89. In questa Consulta ci sono magistrati, giuristi, avvocati, medici e via dicendo. Allora abbiamo visto come impostare la vicenda in Italia per uscirne da questa situazione, questo è chiaro, perché guardate una cosa, dopo i 2 anni della diagnosi prognosi definitiva, io gli ho detto al medico, e adesso io davo per scontato che fossero i medici per primi quando creano queste situazioni, ma sinceramente, ecco qui l'ingenuità mia, io davo per scontato che i medici che creano queste situazioni che non esistono in natura, interrompendo il processo del morire, fossero i primi a chiedersi, bene, una volta che abbiamo creato questa situazione, perché non c'è mai stata la benché minima divergenza sulla condizione clinica dell'Eluana, che voi avete sentito, che poi i magistrati, dopo molti anni, dovevano dire che fosse irreversibile. Ma per noi era già irreversibile dopo 6 mesi. Loro hanno quadruplicato dopo 2 anni. Immaginatevi poi il tempo. Quindi, e non c'è stata mai la benché minima divergenza su questa situazione clinica creata dalla medicina, ma qualsiasi condizione di non morte cerebrale per la medicina è vita, va tutelata, protetta e tutto questo, quindi non c'entra come la vede il diretto interessato. Bene, e allora viene impostata questa situazione dicendo, dal momento che, come avete sentito, avevo 21 anni, eravamo 2 genitori, non avevamo interlocutori di niente e di nessuno. Quando si rivendicano libertà e diritti fondamentali, è chiaro che in un regime costituzionale ci si deve rivolgere alla magistratura. Per essere interlocutori della magistratura bisogna avere una veste giuridica. La veste giuridica che nel contesto della Consulta di Bioetica di Milano abbiamo visto in quel momento l'unica e che era, nominare un tutore per le Eluana. Il tutore diventa automaticamente un interlocutore dei medici e anche dei magistrati. Può dire, signori miei, mio tutelato, voi smettete di curarlo, lo lasciate morire, come quando io sono capace di intendere il problema. Questo è stato fatto, ma era la prima volta in Italia, è un iter che è durato 4 anni per arrivare alla prima sentenza validissima della Corte d'Appello di Milano, chiaro, perché lasciamo stare quello che ci ha risposto il giudice, il medico, perché prima gli dico al medico, interrompi così, lascia, deve essere ripreso il processo del morire, che tu è stato interrotto a suo tempo e non c'è verso. Ti dice di no, bene, ti rivolge al giudice tutelare, ti risponde di no, ti rivolge al tribunale di Lecco, ti risponde di no, motivando perché interpretano la Costituzione a loro modo, va bene.
E siamo andati alla Corte d'Appello di Milano, dopo tutti questi tre no, la Corte d'Appello di Milano ha capito che doveva dare una risposta. La risposta ce l'ha data dicendoci: signori, noi non vi possiamo autorizzare a riprendere il processo del morire, perché nel contesto italiano, mi riferisco a dicembre 1999, 8 anni dopo, si può dire, perché del gennaio del 92 il coso, perché non è chiaro se questa limitazione di trattazione forzata, perché il supporto chiave di questa situazione è questa limitazione di trattazione forzata. Ci sono altre terapie, ma sono di supporto per alleviare tutti gli inconvenienti per una persona allettata in queste situazioni. Sono per alleviare le cose, ma non sono determinanti. Il supporto vitale è questa limitazione e la trattazione forzata. Loro dicono ai magistrati: non c'è chiaro se è una terapia un mezzo di sostentamento sempre dovuto. Dopo lì si sono incastrati e incartati in questa situazione. Allora, però dovete sapere perché vi ho sottolineato del tema culturale. Perché nessuno voleva parlarne di questi temi, mi riferisco ai media, ai giornali e le televisioni, insomma, le cose, i media in parole povere. E questo noi anche come consulta di bioetica, dove c'erano tutte queste cose, loro mi hanno detto: in claro, queste situazioni in Italia i media non le vogliono affrontare perché sono forti, sono di confine, spaccano le coscienze e di conseguenza fanno perdere lettori o telespettatori se loro affrontano questi problemi per i comuni cittadini. Noi dopo questa prima sentenza abbiamo detto: bene, vediamo se riusciamo a portarla nel mondo accademico noi questo, per vedere che, almeno quello che io ho cercato anche i primi anni nel mondo accademico come consulta di bioetica, organizziamo un incontro all'Università Statale. La consulta di bioetica ha una rivista che si chiama Bioetica, che è pluridisciplinare, perché le tematiche bioetiche sono pluridisciplinari. Mi interessa la filosofia, l'antropologia, la medicina e tutte queste cose. Bene, usciamo con un numero, il primo del 2000, dove noi mettiamo dentro questo primo numero tutto quello che era stato fatto per arrivare a questa sentenza. Per la prima volta un giornale come Repubblica si occupa, avendo letto questa rivista, del tema, una pagina intera, il giorno che noi esce questo articolo, il giorno che noi avevamo organizzato all'Università Statale di Milano un incontro per parlare di questi temi, per dire: signori miei, cosa volevamo dire al mondo accademico? Guardate che questi temi sono da affrontare non per risolvere un problema, o anche non solo per risolvere un problema della famiglia in grado, perché tutti, se sono normali, non devono chiamarsi fuori da questa situazione, perché nessuno può escludere di venirsi a trovare in questa situazione. Quindi questo tema va affrontato, noi l'abbiamo fatto e siamo usciti anche per la classe politica, per le istituzioni, di dire: signori, sapete benissimo che qualche migliaio di persone, 4-5 mila persone, la medicina li ha ridotti in queste condizioni. Bisogna dare delle risposte in un paese civile a queste 4-5 mila persone che sono state ridotte in questa situazione. Bene, allora è arrivato questo invito alle istituzioni di dire: affrontatelo. Siamo partiti dal Presidente della Repubblica fino all'ultimo cittadino, passando per Chiara, Presidenza del Consiglio, Camera, Senato, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, tutti, nessuno escluso, fino all'ultimo cittadino. Bene, quindi per la prima volta i media, dal momento che noi abbiamo organizzato, si sono occupati e i telegiornali, per la prima volta i media, tutti e tre, della RAI e di Mediaset, hanno parlato di questo problema e di questo articolo che era uscito su Repubblica a piena pagina, cioè di questa richiesta di sospendere i sostegni vitali. Cioè era il problema della vicenda di Duana, è sempre stato un problema di libertà di cura e di terapia, che deve essere identico. Che io sia capace di intendere di volere o non più capace di intendere di volere, sono sempre la stessa persona e non posso essere discriminato sempre in base alla Costituzione, e lo devo poter esercitare. Non posso non poterlo esercitare in qualsiasi momento. Bene, l'allora ministro della Salute era Veronesi, dal momento che i magistrati c'era questa situazione, ha nominato una commissione con un gruppo di studio che risolva questo problema, che dia suo parere ai magistrati. Questo è stato fatto. Nel frattempo l'Europa aveva messo a punto una convenzione, la Convenzione di Oviedo, che riguardano, diciamo, tutti i problemi bioetici.
cioè i diritti umani per quanto concerne questi trattamenti della biomedicina. E diciamo, c'è un articolo proprio, lasciamo stare che c'è anche quello che dice tutto quello che prima il paziente si era espresso deve essere preso in considerazione, che questo è minimo per me. Il maggiore è l'articolo 5, il paragrafo 3, dove dice che le persone maggiorenni, non più capaci di intendere di volere, qualsiasi intervento, pensate voi, su queste persone, c'è bisogno di un consenso. Allora, questa Convenzione di Oviedo, venendo ratificata dal Parlamento italiano nel marzo del 2001, diventava legge. E io mi ricollego sempre a quello che mi ha detto il medico quella volta, io non posso non curare, no! Dopo questa legge, dopo questa Convenzione di Oviedo che diventava legge in Italia, no, tu non puoi più rispondere così, perché c'è bisogno del consenso, è chiaro che il consenso o il dissenso lo può dare solo chi lo rappresenta, quindi il tutore, in questo caso dal momento che Luana aveva il tutore, ti può dire in qualsiasi momento no, deve essere chiaro questo. Bene. E nel frattempo è uscita anche la risposta di Veronesi, che diceva, questo gruppo di studio, che l'alimentazione e l'idratazione per loro era una terapia. Quindi dal punto di vista giuridico bisognava ricominciare un'altra fase e questa è stata fatta. Però la magistratura, sempre di fronte a queste problematiche, non ha risposto ancora positivamente, si è dimostrata perplessa. Ecco perché è partita. Allora a questo punto noi abbiamo detto bene, dal momento che siamo già venuti due volte alla Corte d'Appello di Milano, adesso basta, abbiamo fatto una cosa, abbiamo investito di nuovo le istituzioni nello specifico di questa vicenda, mandando una lettera aperta al Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato, Ministro della Salute e poi il Presidente dell'Ordine dei Medici nazionale, ben si intende. Bene, abbiamo detto, ok, sappiate che c'è questa situazione. E noi nel frattempo, e siccome questi problemi, anche negli altri paesi, finché non arrivano le corti supreme, non viene data la risposta definitiva, anche negli altri paesi, vedi Stati Uniti o vedi Regno Unito e Inghilterra che avevano risolto questo. Allora siamo arrivati anche noi alla Corte Suprema nostra, che è la Corte di Cassazione, una prima risposta, purtroppo per dei tecnicismi giuridici ci hanno detto no, c'è qualcosa che non va nella procedura che avete usato e soprattutto manca per noi come Corte Suprema di Cassazione un curatore speciale per Eluana, non basta il tutore, ci vuole anche un curatore speciale che agisca in contraddittorio col tutore. Noi abbiamo bisogno di questo per dare poi una sentenza definitiva. Ecco, la sentenza definitiva è arrivata 15 anni e 9 mesi dopo l'incidente, 16 ottobre del 2007. La risposta a tutto quello che noi avevamo sollevato, cioè la libertà di cura e di terapia anche in queste. Come vi ho già detto all'inizio, capace di intendere di volere, nessun medico mi può imporre niente, quindi c'è la mia autodeterminazione terapeutica, si chiama così in termine semplice, l'autodeterminazione terapeutica. Allora, questa sentenza dice chiaramente questo, che l'autodeterminazione terapeutica, anche per questi pazienti, in queste condizioni, attraverso il tutore e il curatore speciale, non può incontrare un limite, anche se ne consegue la morte, e non ha niente a che vedere con l'eutanasia. Pensate voi, quindi, perché sono soliti tutti evocare l'eutanasia in questo caso della Luana, che non ha niente a che vedere, quindi lo dice la Corte Suprema di Cassazione nero su bianco, ma per noi tutto questo era già evidente nel gennaio del 92, per noi era chiaro questo. Poi spiega anche una cosa, che nessuno può nessuno può disporre di un'altra, né al posto né per una persona, ma bisogna decidere con la persona. Ed è chiaro, quando noi davamo voce all'Eluana, dicevamo con l'Eluana. Poi spiega anche quello che è nella Convenzione di Oviedo, anche il medico, perché è medico, non ha questo potere. Non potrà più dire questo fatto. Però, quando ci si rivolge alla Corte Suprema, in questo caso, è il caso di specie, come si dice, cioè il caso specifico per il quale questo problema è arrivato a loro. E avete sentito, l'ha detto bene il conduttore, ha posto due condizioni molto chiare.
molto chiaro che la condizione clinica dell'Eluana fosse quella, ma come vi ho già detto non è mai stata oggetto di nessuno. Sempre, io parlo sempre di chi ha creato questa situazione e di chi ha dovuto certificare nell'ITA clinica, non delle chiacchiere del cretino di turno che non sa di che cosa parla, sia chiaro, perché per dire queste situazioni bisogna sapere di che cosa si parla. Questo deve essere chiaro. E il magistrato qui non è mai stato oggetto di niente. E poi che i convincimenti dell'Eluana, i convincimenti, parliamo, culturali, etici, filosofici e confessionali, fossero quelli che noi gli abbiamo detti in tempi reali al medico. Gli abbiamo detto in tempi reali erano quelli. Bene, tutte le sentenze precedenti venivano cassate, di tutto le andava a una nuova sezione della Corte d'Appello di Milano che verificassero questi due presupposti per poterci autorizzare poi a riprendere il processo del morire, tutto lì. Cioè, era stato interrotto, avevano creato questa situazione, doveva essere ripreso il processo del morire, tutto lì. Perché quando uno si lascia morire, normalmente il medico poi lo accompagna in certe situazioni, perché avete tutti sentito parlare di quella ipotetica signora Maria, ipotetica nel nome, non aveva il nome Maria, quello che non si voleva amputare la gamba. E normalmente i malati di cancrena si fanno amputare questa, no, era un suo diritto. Quindi, perché la vicenda di Eluana, come mi calma, non è mai stata contro nessuno, mai. Non ci saremmo mai sognati, l'avete sentito nella lettera, rispetto alla sostanza degli altri. Perché l'Eluana, la forza dell'Eluana, per noi era già da bambina, ma la prima uscita fortissima sua è stata che non aveva 10 anni, in una disputa familiare, non si è sentita rispettata abbastanza dai suoi genitori, si apostrofò con parole sue. Cosa credete di centrare voi con la mia vita? Con la mia dignità, la mia libertà? Parole sue. Pensate voi cosa avrebbe detto a tutti quelli che dal 18 gennaio del 92 hanno detto la loro e hanno deciso per lei. E questo fatto. Ecco, quindi tutti quelli che sono venuti contro non si sono resi conto cosa c'entrano loro con questa situazione. Perché una volta che è uscita la sentenza, il decreto, che era stato verificato che i convincimenti erano quelli, che la condizione, perché la condizione clinica dell'Eluana, come vi ho già detto, non esiste l'assoluto in medicina, esiste una ragionevole, diciamo, sarebbe stata diciamo, una ragionevole certezza che sia questo, ed era fuori discussione dopo 6 mesi, come vi ho detto, immaginatevi voi dopo che erano trascorsi oltre 17 anni da questa situazione, sia chiaro questo fatto. Come avete visto, le istituzioni erano state investite di questo. Quando noi siamo stati autorizzati, pensate voi, allora si è messa la politica, veramente, a creare tutto quello che ha creato in questa maniera scomposta. Pensate voi, la prima cosa che hanno cominciato a dire, oh magistrati, cosa sono queste sentenze creative? Come vi permettete? Il primato della politica, siamo noi Parlamento che abbiamo l'ultima parola su queste questioni etiche, non voi con queste sentenze creative. E quindi si sono permessi tutti i due rami del Parlamento di sollevare il conflitto di attribuzione dicendo no, no, pensate voi la banalità di questi due rami del Parlamento trasversalmente, quindi non salvo nessuno. E quindi è arrivato alla Corte Costituzionale, ha detto, cioè è inammissibile, quindi peggio di così non potevano essere. Non contenti di aver fatto questo, è chiaro che una volta che tutto, loro volevano guadagnare tempo, farci ritornare alla Corte Suprema di Cassazione, sezioni riunite, quindi abbiamo dovuto rifare tutto questo, garantendo loro non facciamo niente finché non avete fatto questo, bene. Una volta che c'è stata la sentenza poi, cioè il ricorso è stato anche questo ricorso che loro avevano fatto contro questo alla sessione riunita è stata annullata, noi potevamo attuare il decreto. Come ho sempre sottolineato ai medici, cari medici, voi dentro la vostra scientificità e dentro le strutture cliniche create queste situazioni, sappiate che la ripresa del processo di non morire avverrà dentro le strutture cliniche e dentro la scientificità clinica, come lo era stato attuato negli altri paesi,
Del resto anche il decreto dava delle indicazioni in questo senso. Quindi noi avevamo bisogno della struttura clinica per attuare questo decreto. La ragazza era nata a Lecco, cresciuta a Lecco, era lombarda a tutti gli effetti, quindi la Lombardia, c'erano accanto a Lecco queste strutture dove noi potevamo riprendere il processo. Formigoni, per i suoi convincimenti, blocca tutte le strutture. Pensate voi, una sentenza del massimo organo della nostra giurisdizione non più impugnabile dopo questo fatto. Bene, noi, per non stare a perdere tempo, non ci restava che uscire dalla Lombardia per le sue manie ideologiche e confessionali, bene, e le mie radici sono Udine, ho chiesto aiuto alla mia regione, dal momento che conoscevo anche i personaggi chiave di questa regione, dal momento che erano ex compagni, perché tutti conoscevano il mio credo politico, prima dell'incidente. E anche se queste persone militavano nel Popolo delle Libertà, si sono dichiarati dicendo, guarda, come presidente del Friuli Venezia Giulia, ha detto, io non sono Formigoni, la legalità ha un senso, quindi qui i decreti vengono attuati e non c'è verso. Bene, trovo la struttura Udine, pensate voi, questa struttura privata accreditata mi metteva a disposizione la struttura gratuitamente, pensate voi, come io ero bloccato dal punto di vista. Allora ci ha messo l'allora ministro della salute Sacconi, era a Bruxelles, dice, minacce e conseguenze inimmaginabili, cara struttura, qui non si scherza. Cosa voleva dire? Ti tolgo l'accreditamento, quindi ti annienta. Il consiglio di amministratore si è lasciato intimorire da questo grande ministro. Bene, allora cosa ci rimaneva noi? Uscire da strutture che venivano ricattate da componenti del governo. Bene, usciamo da questo, troviamo la struttura. Come ben sapete, ci ha messo del suo il presidente del consiglio di allora, Berlusconi, voleva fare un decreto. Voleva fare un decreto che è chiaro: il presidente della Repubblica ha detto non c'è necessità di nessun decreto, scordatelo che io firmi una cosa del genere. Allora lui dice: adesso gliela faccio vedere io. Convoco il Parlamento e faccio un disegno di legge, una legge ad horas, si dice, nel giro di 3 giorni. Come ben sapete, e poi la situazione è virata diversamente, quindi non è servito a niente quello che faceva. Ma pensate voi, il cittadino qualunque che opera nella legalità e nella trasparenza, che poi si trovi una classe politica che intralcia queste cose in un paese civile. Se è da paese civile tutto quello che è successo, che poi e volevano fare una legge ad horas, in giro di 3 giorni, ci hanno messo qualche mese prima il Senato a mettere a punto una specie di legge, secondo me, che poi ci ha messo qualche anno a ritornare alla Camera, all'esame della Camera, quindi hanno voluto degli anni per fare una legge palesemente incostituzionale, perché questa legge, pensate voi, tutto quello che io vi ho sottolineato prima, dice il medico perché è medico, bene, lui prende atto delle disposizioni, perché ci ho detto il problema di fondo è questo, non trovarsi scoperti nelle indicazioni per quando si è in questa situazione, non più orali come l'avevamo noi, ma scritte nero su bianco, perché negli altri paesi si chiamano living will o testamento biologico, ma nel concreto sono disposizioni anticipate per quando si è in questa situazione, perché il problema di fondo è questo, non trovarsi scoperti con proprie indicazioni. Non che sia un sciagurato come se è stata la nostra famiglia a dover dar voce a una figlia. Cioè, se ci fosse stata prima una cosa come l'Eluana, la prima cosa che avremmo fatto noi, dato delle disposizioni nostre, ognuno per conto suo, e liberati gli altri due che non debbano. Perché la tragedia di perdere una figlia, l'ho sentito anche dalla signora Venendo di perdere un fratello, quella è una cosa privata, tremenda, è una cosa privata. Quello che non è privato, il fatto di quello che noi siamo andati incontro nel dar voce, che altri abbiano questo potere, che dopo questa sentenza, con questi principi di diritto in uno Stato di diritto, grazie a questa vicenda, c'è un prima e un dopo Eluana, per questo semplice motivo.
perché ci sono principi di diritto in uno Stato di diritto nero su bianco della nostra Corte Suprema di Cassazione. C'è questa legge, questo tentativo di legge non costituzionale che lascia al medico. Il medico può dire, beh, tu hai messo queste disposizioni nero su bianco, autenticate, tutto quello che vuoi, non mi interessano. Io scrivo sulla cartella clinica che non vanno bene. Cioè, sono io che ho l'ultima parola sulla tua salute. Siamo pazzi? Chi te lo dà questo consenso? Poi, da grande paese civile che siamo, per legge, loro dicono no, l'alimentazione e l'idratazione tu non puoi disporre, quella te la imponiamo noi per legge. Non possono imporre l'alimentazione e l'idratazione normale, immaginatevi voi una porcheria chimica che penetrano nel mio corpo senza la mia autorizzazione, cioè l'invasività, cioè la libertà personale inviolabile. Sapete tutti quella mandolina di Civitavecchia, quando volevano scoprire qualcuno che pensavano loro avesse fatto il furbo, non gli hanno potuto fare neanche il prelievo di sangue. Un prelievo di sangue, e questi ti invadono coi tubi, ti penetrano il corpo, e ti, veramente la profanazione del tuo corpo, in parole povere. Ecco, questo, sono riusciti a mettere a punto questo. Quindi grazie a questa vicenda, voi, ecco, e noi, come vi ho già detto, l'approfondimento dentro la famiglia c'era, non siamo stati scoperti neanche un secondo. Abbiamo dovuto fare l'approfondimento dentro la società, abbiamo trovato questo clima culturale veramente tremendo, che mi sono sentito veramente un randagio che abbaiava la luna, che non trovava interlocutore. È chiaro, dopo questa sentenza nessun cittadino italiano ha un randagio. C'è nero su bianco questi principi di diritto, uno Stato di diritto perfettamente allineato alla Costituzione, e c'è questo tentativo di disegno di legge che non è costituzionale. Quindi una volta che lui ha messo, è un problema di qualsiasi cittadino, però se non mette nero su bianco, se non ha le idee chiare di quello che non vuole, quello che aveva Leluana, cioè se uno, basta che dica al medico curami, poi deve accettare tutto quello che ne esce poi da questa situazione. Noi non ci saremmo mai sognati di autorizzare un medico a procedere con Leluana senza avere, senza dialogare, senza avere noi l'ultima parola per quanto riguarda questo. Allora, se io metto nero su bianco, l'ultima parola tu devi rispettare. Ad esempio, il mio, diciamo, le mie disposizioni sono semplici. Io ho detto, è chiaro che adesso, oltre al tutore, nel frattempo, sotto l'arco costituzionale delle norme, c'è anche la figura del curatore, dell'amministratore di sostegno. L'ho sentito sempre da quella ragazza venendo, che lei, per il suo fratello, è diventato subito amministratore di sostegno. C'è anche questa figura adesso. Per me, io parlo solo di un delegato. Io so benissimo, perché il mio approfondimento è di 20 anni e 7 mesi. Quindi tutto quello che ho sentito contro questa libertà, che venga da chi che sia, dalle gerarchie vaticane, che venga da tutte queste associazioni che vengono definite pro-life, che venga da chi vuole, non hanno un senso per me. E cosa c'entrano loro con la mia vita? Leluana ce l'ha detto che non aveva 10 anni. Quindi queste persone devono imparare ad avere rispetto degli altri. Cosa c'entrano loro? Quindi io do queste indicazioni molto chiare, nomino un delegato e gli dico, caro medico, se non, tu non mi dai una ragionevole certezza che sia io a decidere quello che diceva Leluana, e c'è la possibilità di essere lasciato morire, non c'è il benché minimo dubbio. Quindi voi dovete sapere, se volete entrare in questi meccanismi clinici per poi non uscirne, dovete approfondire la cosa, o nei meccanismi giuridici, perché sono anche quelli tremendi, perché è chiaro che questa sentenza è storica, e lo dirà il tempo se è storica, ma lo è senz'altro, questo ve lo posso assicurare dopo questa, e perché ci sono anche dei magistrati che la possono pensare diversamente, attenzione, perché ho già visto anche ex presidenti di corte costituzionale criticare una sentenza che è uscita dai confini non solo nazionali ed europei, ma oramai è un problema universale questa libertà, questo sia chiaro. Quindi questa sentenza secondo me è universale, ecco perché è storica. E di questo fatto, quindi loro, io devo avere questa ragionevole certezza, quindi blocco qualsiasi medico, e se il medico non la capisce vado dal magistrato anche loro. Quindi la tragedia è sempre della responsabilità, chi decide? Allora, se voi non avete le idee chiare, che siete voi a decidere, perché una volta che lasciate decidere il medico o qualcun altro,
voi siete spacciati, perché fa lui tutte queste cose. Quindi il problema di fondo, io lo dico sempre, bisogna sapere quello che si vuole, bisogna averlo messo nero su bianco in una maniera semplice, autenticata, un foglio di carta. E questo è da dire. Guardate, loro mi dicevano già dal gennaio 92 che semplificava troppo, è tutto qui. Perché tutto quello che avete visto, quello che ha fatto, diciamo, la classe politica, il Parlamento e tutte queste cose, io credo che poi alla fine ha sconvolto parecchi milioni di italiani, eh? Tutto quello che si è permesso di dire anche il Presidente del Consiglio. Cioè, quando sono entrati loro, una scompostezza, veramente, non so che interessi di bottega c'erano sotto, di uno squallore infinito, in parole povere. Perché questa vicenda, e non esiste, credo, una vicenda più cristallina di questa, alla luce del sole, perché dovete sapere, ecco, questo deve essere sempre sottolineato, che lo hanno avuto le migliori cure, ecco, quello che ha sorpreso tutti, ma come? Se hai le migliori cure hai ancora il coraggio di parlare? Guarda, io ti do tutte le risorse del mondo e tutte le cure del mondo se tu non mi lasci un minuto più del dovuto in una situazione del genere, perché il problema dell'Eluana, noi eravamo in grado di evitare che lei entrasse in questi meccanismi, e almeno davamo per scontato, una volta che loro creavano queste situazioni, che fossero loro, non noi, a dover avere a fare tutto quello che abbiamo fatto per questo. Quindi ecco perché c'è un prima e un dopo l'Eluana, per chi vuole approfondire. È chiaro che ci sono delle persone che considerano vita, come i medici, tutto quello che è una morte cerebrale, e vogliono essere tenuti in vita in qualsiasi condizione di non morte cerebrale, ma queste persone nessuno le tocca, nessuno mette in disposizione. Quello che ha voluto l'Eluana è creare questi spazi perché abbiano diritto di cittadinanza di chi si assume le sue responsabilità, che non chiede niente, chiede semplicemente, non chiede uccidimi, ma lasciami morire. Perché se no tu mi crei una situazione di gran lunga peggiore della morte. Dico sempre una cosa, l'applauso va alle Eluana, perché io gli ho dato semplicemente voce, quindi io non ho nessun tipo di verità di nessun genere. Se basta leggere la lettera di Eluana che l'aveva scritta neanche un mese prima, per quello che si attendeva dai suoi genitori, era il minimo che si attendesse, dal momento che i rapporti familiari erano quelli. Era la cosa più ovvia e più banale del mondo. Quello che noi dovevamo fare per lei in quella situazione, che poi abbiamo trovato questo clima culturale. Io ho sentito sempre in quell'incontro dei tre magistrati e del professore di scienze politiche di dire, vedete, i cambiamenti culturali hanno veramente dei tempi tremendi ogni tanto, come questo, ma sapete tutti che l'opinione pubblica adesso è informata, sapete tutti quei sondaggi che piacciono tanto all'ex Presidente del Consiglio, parlano chiaro che l'80% delle persone vuole avere questa possibilità e non vuole entrare in questi meccanismi. Ecco dov'è cambiato il clima culturale. E quindi chi evoca sempre questa sacralità e questa indisponibilità della vita, questi nessuno li tocca, queste persone che hanno questi convincimenti. Nessuno li tocca. Ma chi ha il convincimento costituzionale che è l'inviolabilità della persona e della sua libertà? Perché la Costituzione parla di questo. E nient'altro. Quindi se poi uno aggiunge ai suoi convincimenti questa sacralità, chi li tocca questi? Non è nessuno, non ha nessuno contro queste persone. E quindi, chi vuole, quindi è questo da dire, bisogna sempre ricordare che l'Eluana ha avuto le migliori cure, ma non ha avuto questa possibilità di dire un semplice no grazie, so andare oltre, perché mi ha detto il medico, quando gli ho detto già nel gennaio 92, mi ha detto cosa vuol dire andare oltre? Semplicemente rispettare quello che uno avrebbe voluto in quella situazione, non ci fa mica tanto, ecco che lo diceva, semplificava troppo. Se uno ha tutti questi dubbi, tutti questi contorcimenti, va rispettato, ma se uno non li ha, non li può mica farseli venire o farseli imporre dagli altri.
Ringrazio Peppino per aver ricostruito la vicenda di Eluana, sia per... sia per comunque aver dato le sue di nuovo opinioni anche con un certo impeto, perché certe tematiche effettivamente non possono essere fatte in maniera passiva, bisogna far sentire anche proprio la propria voce. Io adesso passerei la parola a Walter Massa per il suo intervento. Sì, c'è un fischio a tutti. Sì, più che un intervento, diciamo alcune brevi considerazioni, anche perché credo che Peppino, anzi io credo di doverlo ringraziare anche pubblicamente. Funziona meglio questo. Credo di doverlo ringraziare pubblicamente perché, come immagino tanti di voi, seguì la vicenda per TV e per i giornali, dove alcuni fecero un buon lavoro giornalistico, altri forse meno, però finché non ho letto il libro non ho capito di cosa stavamo parlando, francamente, e soprattutto non ho capito qual era la vera questione. E guardate, credo come tanti di voi di essere persona che legge, che si informa, che prova a non farsi raccontare le cose, diciamo così, con l'imbuto, prova a utilizzare la sua testa, ma mi rendo conto che non è così facile, e questa vicenda credo lo abbia testimoniato. Anche le parole di adesso di Peppino e la ricostruzione di questa storia che ha dell'incredibile e che, come tante altre storie, ci fa davvero capire, scendere coi piedi per terra rispetto alle tante cose che in questo paese dobbiamo ancora fare, e dobbiamo farle conquistandole, perché quella parola magica che, diciamo così, abbiamo un po' perso, che Peppino ha citato più volte, che è la libertà, è una parola, diciamo così, che non è solo, non ha un senso solo etimologico, ma è qualcosa che poi determina la vita di tutti i giorni. Prima al coro, prima del nostro intervento, una delle mie canzoni è la canzone di Andrea, la canzone del maggio. C'è una frase che dice: anche se ora ve ne fregate, voi quella notte, voi c'eravate. Anche per dire che l'altra sensazione che ho trovato dal libro, per il quale mi sento di ringraziarlo, quindi il ringraziamento non è formale, mi sento di ringraziare lui, Saturno e Luana, perché non solo hanno fatto una battaglia per i loro diritti, ma quando Peppino parla di un pre e un post Luana, la battaglia che loro hanno condotto per 20 anni e 7 mesi è una battaglia che oggi permette a noi, ci dà gli strumenti per avere maggiore consapevolezza di quello che, diciamo così, sono i nostri diritti, appunto, in uno stato di diritto. E credo che di questi vadano ringraziati, perché davvero una cosa che non succede tanto spesso in questo paese, almeno negli ultimi 20 anni, è che qualcuno faccia una battaglia che non guarda tanto e solo a quello che è il proprio, diciamo così, interesse, certo anche quello, all'interesse diretto, a quella famosa frase che qua in Liguria usiamo tanto, quando ti mettono le mani in tasca, ma hanno fatto una battaglia per noi, che è una cosa assolutamente strana, perché normalmente, ripeto, in particolare negli ultimi 20 anni, questo senso di libertà collettiva, di solidarietà, di battaglia per i diritti miei e degli altri, è un senso che abbiamo sbarrito, ed è una grande lezione che io ho ritrovato ancora stasera nelle parole di Peppino e certamente ho trovato nel libro. Ed è per questo che mi sento anche, non solo come solidarietà, uso questo termine, politica, ma umana, cioè di chi ha fatto qualcosa anche per me, per rendermi consapevole, per darmi degli strumenti. Peppino dice: noi non abbiamo mai fatto una battaglia contro nessuno, ma c'erano tanti che facevano la battaglia contro Peppino, contro Saturno e contro Eluana, ed è di questo che forse dobbiamo renderci conto. E lo facevano non utilizzando le regole della democrazia, ma i convincimenti, talvolta religiosi, talvolta politici, talvolta biechi, ad uso e consumo non si sa bene di che cosa, come diceva Peppino. Loro non hanno mai fatto una battaglia contro qualcuno, hanno fatto una battaglia per loro stessi e per quella parola libertà che forse in questo paese noi dobbiamo provare a riscoprire. Ed è per questo che è vero quello che dice: c'è un pre e un post Eluana, e che questa sentenza non sarà sicuramente storica, ma una sentenza che dà noi oggi strumenti che non possiamo dimenticare. E in tutta quella storia io ho questa immagine,
che è ripresa anche nel libro, che è quella che quando sento il nome Luana più mi inquieta, è che quell'immagine di quell'ambulanza che da Lecco si trasferisce in Friuli, è una serata piovosa se non ricordo male, e lo ricordi anche nel libro giustamente, e di quei manifestanti con i cartelli che si buttano sull'ambulanza gridando assassini, che è una di quelle cose che veramente non solo fa caponare la pelle, ma se mi posso permettere, sperando di non offendere nessuno, crea anche tanta rabbia di come il dolore di due genitori sia stato messo sotto le ruote di quell'ambulanza in barba a qualsiasi principio di solidarietà e in virtù, secondo loro, di qualche principio confessionale. Bisognava gridare assassini a due genitori che stavano provando a liberare la loro figlia e a davvero far valere i loro due diritti. Io credo, mi domando se tutto questo fa parte di quel paese normale che qualcuno ricordava, un politico di centrosinistra qualche anno fa. Se questo è un paese normale, se in questo paese noi possiamo continuare a stare alla finestra pensando che noi quella notte non c'eravamo e lasciando che finché non ci tocchino o non ci mettono le mani nelle tasche di quelle storie non dobbiamo interessarci. Ecco, io credo che il più grande interrogativo che mi porto dietro dopo aver letto il libro e per il quale sento di ringraziare Beppino, ovviamente Beppino e Luana e Saturna, è proprio per questo motivo che mi ha fatto aprire gli occhi. E mi ha fatto aprire gli occhi e mi ha dato qualche strumento di consapevolezza in più per il futuro mio e di tutti gli altri. Quindi per questo credo che sia stato importante questa sera ascoltarlo, credo che è importante che quel libro venga letto e venga letto proprio sicuramente per la vicenda che racconta, ma anche per questa questione che non è una questione secondaria di questi tempi. Credo anche e spero che da stasera in Liguria Beppino Englaro possa ritornare per girare in moltissimi luoghi, certamente circoliarci, e ti chiamerò sicuramente Beppino, perché abbiamo bisogno di scoprire la libertà e abbiamo bisogno di scoprire, diciamo così, che le battaglie non si fanno solo quando ci mettono le mani in tasca, ma si fanno sempre, perché i diritti e quella Costituzione che spesso scendiamo in piazza a difendere è qualcosa di più di una carta con dei numeri e delle parole. Grazie. Grazie Walter per il tuo intervento, condivisibilissimo. Quindi adesso la parola a voi, se avete delle domande non fatevi problemi, i nostri ospiti sono qua per voi. Sempre detto, allora innanzitutto quando mi dicevano tutti della foto, se vuoi guadagnare tempo all'inizio, sto parlando dal 2000 in poi, dovresti mostrare la Luana com'è, ma guardate, la Luana si era espressa perché aveva visto suo amico, aveva visto anche Leonardo Davi che gli piaceva lo sci accanto alla madre, quindi mai e poi mai ci aveva detto presentarmi in questa situazione, e quindi io l'ho sempre detto, la suora che l'ha curata per 15 anni, lei è nata anche in quella clinica, dove, perché era una maternità, adesso, avrei spaccato il mondo, sempre avrei spaccato il mondo, però non ho mai consentito che
venisse ripresa, perché ce l'aveva detto lei, per noi rispetto, cioè non avrei mai potuto venire meno a rispetto di mia figlia, sotto tutti gli aspetti, ma veramente sta a spaccare il mondo. Dire qualche cosa. Intanto l'insegnamento che ci ha portato, l'insegnamento che travalica, cioè la tua convinzione che mi ha stupito e mi stupisce, perché molti di noi forse avrebbero lasciato le cose, presi da una, che so io, da un senso di impotenza. Tu sei andato avanti e questo è tutto un valore, voglio dire, è anche nostro, perché ti rivendica il ringraziamento e soprattutto la tua ostinazione e la tua convinzione che hai portato avanti per tutto quel tempo. Per tutto il tempo è lungo, no? Dico, si può presto a dire che la sento oggi 13 anni, ma è un tempo lunghissimo. Quanti di voi hanno detto, le cose stanno così, non trovo un interlocutore, lasciamo che le cose vadano così e ci teniamo di tanto. C'è un'altra cosa però che volevo dire. Ti sei messo contro una corporazione che è quella che è? Il medico che ha, col quale per primo, no? Con quale tutta la discussione ha avuto questo problema, io in un certo quel modo, forse lo capisco. Sì, è vero, era contro di te in quel momento. Però non difendeva soltanto il suo essere medico, ma il suo poter continuare ad essere medico. Perché se avessi dato retta a te, se avessi fatto quello che tu chiedevi, tu pensi che sarebbe passato così? Sarebbe ancora medico? No, io non credo assolutamente, perché è una corporazione fortissima, come tutte le corporazioni esistono. Le corporazioni in Italia esistono e come se esistono, hai voglia se esistono. E lo sappiamo tutti, molte volte facciamo finta di non saperlo. Per cui ci andiamo in piazza molte volte anche così, senza sapere cosa combattiamo e perché combattiamo, però ce la mettiamo tutta, però non ci riusciamo, perché le corporazioni esistono, sì, esistono, e sono fortissime, lo sappiamo, no? Però facciamo finta di non saperlo, o quantomeno non ce lo ripetiamo, non ce lo ripetiamo. La questione è ancora, vi faccio l'intervento del compagno, grazie, ho visto anch'io quella scena in televisione. Scena di persone, penso come me, che diceva che è rimasto sì, che si mettevano per... Ma di voi rendete conto, siamo nel secolo XX, siamo nel secolo XXI, no, secolo XX superato, siamo andati sulla Luna, sembra bene, siamo arrivati su Marte, non lo so chi è, che ne so, su Marte, non c'è andato l'uomo, però voglio dire, con il cervello che dovrebbe essere bello, avere ancora di queste, torniamo nel mezzo, siamo tornati nel Medioevo, forse non ci siamo mai mossi dal Medioevo, io sono pessimista, sono diventato pessimista, non lo ero fino a qualche tempo fa, però vicende mie personali e non solo personali mi hanno portato anche a riflettere su di me. Capisco chi fa delle battaglie, delle guerre, no? Chiamarle battaglie niente, delle guerre, perché ci sono degli interessi. Ma cosa gliene frega poi a un presidente del Consiglio dire che Peppino Englaro ha torto la ragione? Non è quello il punto. Il punto è un altro, lo sappiamo tutti, che a un certo punto ti schieri. Ma perché ti schieri? Perché altrimenti poi certe cose non ti vengono incontro, no? Voglio dire, poi a un certo punto ci rimetti di persona, per cui lo faccio. Ma farlo una persona come uno qualsiasi, che si lascia ancora infiocchiare da... Infiocchiare, lo sapete? Scusa, la parola. Io sono romano, allora nel Lazio, quando nei castelli romani vendevano il vino, che non era vino puro, per farlo diventare più accettabile, gli davano da mangiare il finocchio. Per cui questa gente tornava la volta successiva per bere questo vino, che era buono, ma non era buono il vino, era buono il finocchio. Comunque siamo ancora rimasti lì. Quello che mi stupisce, malgrado tutto, perché io poi, quanto mi manca? 33 anni che passavo lì, no, non è che c'è mai tanto. Però di giorno in giorno, questo mi succede, e tu lo sai, no, tu lo sai, questo mi succede tutti i giorni. E di stupirmi ancora, mi sembra impossibile che ancora si sia rimasti.
che ancora si sia rimasti nel Medioevo. Siamo arrivati lì, voglio dire. Scusate, questo è uno sfogo. Intanto il ringraziamento significa perché la tua ostinazione, la tua convinzione è già un insegnamento per tutti. Ed è quello il passo che ci distingue da quelli che stanno ancora nel sede del Medioevo. Poi fa un passo molto grande. E l'insegnamento è questo. Però compagni, scusate, non vuol dire, a me sembra quasi incredibile che si sia ancora, ci troviamo ancora qui invitare il più in grado protagonista di un fatto così clamoroso e che ha vinto, poi tutto sommato ha vinto e ha perso, perché ha perso una, lasciamo stare, però ha vinto sotto un certo punto di vista, componendosi da solo contro delle istituzioni, c'erano le istituzioni, non credo, c'erano le istituzioni, ha detto che fosse. Guardate, i medici stessi che hanno certificato la condizione clinica dell'Elvana mi hanno detto chiaramente che Riccardo Massei, si chiama quel medico che ha detto io non posso non curare, e tuttora, lui l'ha detto, chiaro e tondo, dopo questa vicenda, lui non ha cambiato idea, cioè i suoi convincimenti di medico sono rimasti quelli che ha detto lui, che ha sottolineato, però lui personalmente e professionalmente è diverso. Lui sa, è quello che io sostengo, che se gli capita, come gli ho detto io, perché io ho continuato sempre a dialogare con lui, perché lui è stato sempre molto corretto, più di informarmi come mi ha informato esattamente, di più non poteva fare, lui poteva esercitare questi convincimenti. E io gli ho detto adesso, se ti capito io, cosa succede adesso? Gli ho detto chiaramente, lui sa che se uno ha tutti i presupposti, cioè questa dichiarazione molto chiara e dei suoi approfondimenti, che dice no, o tu mi dai una ragionevole certezza, come gliel'ho detto io, se io decidere, altrimenti tu non puoi dire io non posso non curare, perché ti dico io di no, non uno per me, perché il delegato deve solo stare attento che vengano rispettate le mie indicazioni e nient'altro, quindi è chiaro, è giusto quello che... infatti io non mi ha dato alternativa, però dovete sapere che la classe medica dopo questa vicenda, il 13 giugno del 2009, come Confederazione Nazionale, si è espressa poi su questo disegno di legge, che anche loro, non gli piace questo disegno di legge, che loro debbano avere questa autorità quando uno non lo vuole. Ma è chiaro che, come ho detto, è sempre questo l'evoluzione culturale che ha i suoi tempi. L'80% ha chiarito questa posizione rispetto a questa sentenza, rispetto a questa legge e via dicendo, ma c'è un 20%, e loro parlano sempre, perché parlano, come ha detto lui, come corporazione, al momento, qui c'è Milano, c'è Roma, c'è Bologna, quindi non si scherza, quelli che sono all'opposizione, che però rappresentano il 20%. Per quello di dire, ma e poi questi conflitti di potere, perché dovete sapere una cosa, uno non può diventare una vittima sacrificale di poteri e doveri che non si devono sognare, oppure di conflitti di poteri dentro le istituzioni, perché lui ha sottolineato benissimo, l'ultima cosa che gli interessava a Berlusconi era di Ruano, questo era chiaro, era l'ultima cosa che gli poteva, ma i suoi interessi di bottega sotto erano così, è chiaro che nessuno lo può documentare, questo è evidente, è banale, dobbiamo dire. I suoi conflitti di potere, lui voleva far valere il primato della politica, perché lui ha dei conflitti con la magistratura notevoli. E guardate che questo libro, perché ci sono due libri, uno è Eluana, la libertà, la vita, chi era Eluana? Che io vi ho sempre sottolineato, viene sempre sottolineata la madre, perché la madre era stata, ed è stata, ed è tuttora, l'unica grande autentica espressione d'amore per Eluana, con tutto rispetto alle suore, dove è nata, dove l'hanno fatta nascere e dove l'hanno accudita, è tutta un'altra cosa. E loro, glielo ho sempre detto, guardate, quando avete richiesta ce la lascia a noi, siete state crudeli nei confronti della madre, che l'avete vista consumarsi, l'avete vista come l'ha ridotto questa situazione. Ecco perché quel medico, umanamente, cioè personalmente e professionalmente, perché ha visto quello che ha combinato anche la madre, non volendo, è l'ultima cosa che ci interessava, far del male alle Luana o alla madre, però è venuto fuori. E qui, signori miei,
la magistratura, questa ripresa, perché sono loro che hanno consentito la ripresa del processo dell'Uriel, però loro ci hanno semplicemente autorizzati, cioè noi eravamo in grado già nel gennaio di assumerci le nostre responsabilità verso l'Eluana, loro ci hanno consentito poi, attraverso il decreto, di assumerci di nuovo le nostre responsabilità. Quindi in questa vicenda loro si sono dimostrati non servi di alcun potere, e guarda bene, questo è veramente grande. Ecco perché io ho usato l'espressione che ha usato mia figlia per noi genitori, dedicando ai grandi, scritto in maiuscolo, della magistratura, perché non si sono dimostrati servi di nessun potere, autorizzando il cittadino qualunque. Quindi questo, noi quindi come cittadini qualunque sappiamo di avere anche una magistratura di questo livello. Vedete perché? Anche se c'è tutta questa confusione tuttora, ma è inevitabile. Ma in questa vicenda è chiaro, allora, ecco perché è storica, veramente si sono assunti una grossa responsabilità, sono stati in grado, autorizzandoci con tutto quello che ne è successo dopo. Pensate voi, quindi sono veramente, abbiamo una magistratura della quale, come cittadino qualunque, tutti noi possiamo essere fieri, veramente. Rispetto all'intervento di prima del compagno, di cui non so il nome, appunto, se siamo nel Medioevo non lo siamo. Beh, questa vicenda dice che siamo nel Medioevo, siamo un paese profondamente, e lo dico ovviamente pensando al termine e al suo valore etimologico, ignoranti. Lo dicevamo a cena con Beppino, no? Di quando si va dal medico e in preda alla disperazione si dice faccia tutto quello che crede purché si possa salvare questa persona o quell'altra. No, che a me ha fatto venire in mente, no? Lo dicevo a Beppino prima a cena, a quell'idea per cui un po' ci si affidava nel Medioevo ai santoni, no? Quindi c'erano i santoni che potevano tutto, è pure adesso, in barba a qualsiasi idea, volontà, la libertà, no? Quella di cui ha parlato molto bene Beppino prima, ed è il primo elemento che mi ha fatto, uno dei tanti elementi che mi ha fatto pensare del libro. Così come quell'altro elemento, anche questo l'abbiamo sentito dire tante volte, forse occorrerebbe cominciare un po' a unirli questi puntini, perché finché sono presi uno per uno non riesce ad avere il quadro di dove vive, con chi vive e soprattutto, diciamo così, in che mondo è inquadrato. Ma c'è un altro elemento che fa venire fuori il libro e che Beppino ha raccontato, quel famoso muro di gomma per cui abbiamo ottimi magistrati e una giustizia che ci mette 20 anni per decidere delle cose sacrosante. E quel famoso muro di gomma per cui la politica, o una certa parte di politica, o tutta la politica, non sto qui oggi a sindacare, in barba a quell'altra regola fondamentale che dovrebbe guidare un paese e i suoi abitanti, cioè la Costituzione, se ne frega letteralmente, perché bastava leggere la Costituzione per capire quali erano non solo le richieste di Beppino, Saturno e Luana, ma quali erano i diritti di loro tre, e quindi i diritti di ogni cittadino in questo paese. Allora sì, viviamo nel Medioevo, e credo che, l'hai detto bene tu, la differenza per non vivere nel Medioevo è prendere un po' le cose di petto e impegnarsi, ma impegnarsi non solo per se stessi, lo ripeto, impegnarsi perché ognuno di noi viva meglio, che credo che sia, scusate se lo ripeto, il valore aggiunto che io ho trovato in questa storia, in questo libro, e ho trovato soprattutto, diciamo così, nella vicenda di Eluana, Beppino e Saturno. Sia chiaro che gli autori di questo libro non prendono nessun provento, c'è anche Adriana Panitteri, la serie di giornalista che dice che il TG1 è una scrittrice, quindi io mi ritrovo dentro questa, sentendo Peppino Englaro, mi ritrovo dentro una vicenda che ho vissuto in altro campo negli anni 70, tra il 66 e il 78, quando ci fu la questione manicomiale, e
dove in realtà a difendere i manicomi erano proprio coloro, compresa una parte del Partito Comunista di allora, compresi coloro che intendevano in realtà mantenere non solo il potere medico, ma anche il potere ideologico e religioso. E ricordo quanti erano gli interessi collegati a tutto ciò, perché gli interessi che sono collegati alla salute sono interessi enormi e sono interessi in genere volti unicamente alla tipologia di gestione, all'uso che si fa del personale, all'uso clientelare elettorale del personale. E guardate che oggi, e bisogna stare attenti, perché quello che ha ottenuto con la sua lotta Pepino Englaro da solo, perché a quel tempo fu un referendum radicale che consentì di giungere alla famosa legge Basaglia, che in realtà non è Basaglia ma è una legge Orsini, che è un compromesso tra il potere medico e il potere e il referendum. Ebbene, ci sono i ritorni indietro. Per esempio, Savona è un esempio di ritorno indietro su questo piano, con la delega ad una cooperativa che si chiama Il Faggio, di tutto il settore della salute mentale, che non è quella strettamente medica e intraospedaliera. Allora, stiamo attenti a queste cose, perché la riflessione che fa Peppino è una riflessione non solo adeguata, ma anche una riflessione che ci deve far pensare sui diritti. E guardate, io sarò fissato, ma se Palmiro Togliatti non fosse uscito dall'Assemblea Costituente, dove con l'articolo 7 pensava di rimanere al governo, e cosa dichiarata Leglio Basso uscendo dalla Costituente, e se altri non avessero pensato di poter andare al governo e bombardare la Jugoslavia, io credo che se non ci fosse questo opportunismo di fondo che rimane ancora nella tradizione della sinistra, io credo che probabilmente oggi avremmo fatto dei passi avanti enormi in questo paese, proprio grazie alla magistratura. E guardate che anche la magistratura è lenta, perché io mi ricordo quando Basaglia fu incriminato dalla procura di Gorizia. Quindi sono cose queste che non ci devono mai far pensare che le conquiste di oggi sono conquiste che durano nel tempo. Sono conquiste se noi manteniamo continuamente alto quello che è l'obiettivo, e se abbiamo la coscienza anche di non difendere delle cause perdute talvolta, ecco, e di non illuderci del potere. Guardi che la procura di Udine è stata invasa da esposti, denunce, quello che anche noi siamo stati incriminati, io sono stato incriminato di omicidio, appunto, veramente. A che livello possono arrivare questi meccanismi infernali di queste associazioni o di singoli personaggi? Veramente sono infernali questi meccanismi. Quindi lei non ha mai sfiorato, perché ero sicuro che più di procedere nella trasparenza e nella legalità, ma ci sono tutte queste cose anche che sono state inevitabili, loro dovevano incriminarmi. Hanno dato lavoro un anno alla procura di Udine per archiviare tutti questi esposti, queste denunce, queste querele. È chiaro, l'avete sentito sottolineare sin dall'inizio, è l'associazione peruana che si occupa appunto dell'autodeterminazione, che per poi essere accompagnati, e quando deve venire ripreso il processo del morire bisogna essere accompagnati con le cure palliative, viceversa, una volta che si arriva a questo, e questo è da dire. Quindi questa associazione promuove questa autodeterminazione attraverso le cure palliative, quello che ha sottolineato anche il decreto, e questo è da dire. Quindi tutti i proventi di questo libro vanno a questa associazione, e bisogna guardare anche questo.
che il primo libro andavano alla consulta di bioetica, che era segnata da fare per, appunto, per impostare tutto l'iter giuridico di questa vicenda, come uscirne, insomma, anche in Italia, come gli altri paesi che hanno dato una risposta per queste persone. Un altro? Io vorrei solamente aggiungere una piccola postilla personale a tutto quello detto fino adesso. Io ricordo gli ultimi giorni di vita di Eluana e tutta la campagna mediatica, le falsità, le menzogne dette da più persone, a parte cominciare dalle sue misericordine fino ad arrivare all'ex presidente del Consiglio Berlusconi sulle presunte reali condizioni di vita di Eluana. Mi avevano lasciato un profondo senso di rabbia, perché, come diceva prima Peppino, queste persone si intromettevano nella vita di una persona che, tra l'altro, era in quel momento lei proprio in difesa, non poteva replicare. Hanno provato a farlo i suoi genitori e abbiamo visto con che difficoltà. Quindi mi associo a quello che diceva Pina, a quello che diceva Walter, che è stata proprio una condizione da medioevo, da alto medioevo. Quindi proprio io spero che queste cose qui non si ripetano più, ma la speranza è l'ultima a morire, ma le voglia dipende da noi. E ho avuto comunque la soddisfazione di poter dire in privato a Beppino quello che avrei voluto dirgli qualche anno fa, quando accadevano queste cose. Io chiuderei qui. Io ringrazio sia Beppino che Walter per i loro splendidi interventi, veramente un grazie di cuore anche per aver accettato il nostro invito. Ringrazio voi per la presenza, gli interventi che avete fatto, e vi do appuntamento, per chi fosse interessato, domani, che ci sono due interessanti dibattiti sulla sanità, la crisi che sta attraversando la sanità pubblica, in specifico nella Liguria, e un dibattito sulla no TAV e le alternative alla viabilità che si possono avere invece di questo mostro che stanno costruendo. Vi ricordo ancora che in fondo allo stand ci sono le copie del libro di Peppino, per chi fosse interessato. Grazie a tutti e buon proseguimento, buonanotte. Grazie anche a lui per la conduzione. Grazie e un applauso.